Nel video precedente abbiamo visto che si deve sostituire A con A', perché in quei 50 millisecondi la pallina si sposta da questo punto a quest'altro percorrendo circa 2 cm sul tratto, sull'arco di circonferenza. Ora dobbiamo calcolare l'energia potenziale gravitazionale della pallina in A', non più in A, in A' e in B che si trova qua a metà strada. Cioè dobbiamo riempire queste due caselle. Cominciamo da A'. L'angolo non è più di 40 gradi. A 40 gradi iniziali dobbiamo togliere questo piccolo angolo che sottende un arco di 2 cm. Utilizzando la definizione di angolo possiamo calcolare quanti radianti è questo piccolo angolo delta alfa. Infatti la definizione di angolo è l'arco sotteso diviso il raggio. L'arco sotteso è 2 cm, il raggio è 60 cm, la lunghezza del filo. Quindi questo angolo è 2 sessantesimi, 1 trentesimo di radiante. Lo vogliamo esprimere in gradi, quindi facciamo questa proporzione. L'angolo in gradi sta all'angolo in radianti come 180 gradi sta a pi greco radianti, cioè prendiamo come riferimento l'angolo piatto. La nostra incognita è l'angolo in gradi, quindi delta alfa in radianti lo portiamo a moltiplicare quassù, semplifichiamo i radianti, abbiamo delta alfa quassù diviso pi greco per 180 gradi. Quindi delta alfa in radianti è 1 trentesimo diviso pi greco per 180 gradi sono circa 1,9 gradi. Questo significa che l'angolo alfa che individua la posizione A' non è più 40 gradi, ma è 40 gradi meno 1,9 gradi, quindi è 38,1 gradi. E questo è il disegno corrispondente ad A'. Adesso A non lo consideriamo più, consideriamo soltanto A'. Il nostro obiettivo è calcolare l'altezza rispetto al livello 0. Questa altezza, HA', ci servirà per calcolare l'energia potenziale gravitazionale, mg per questa altezza. Dobbiamo ricavare questa altezza dalla conoscenza dell'angolo di 38,1 gradi. Allora facciamo questa costruzione geometrica individuando questo punto H. La nostra incognita, l'altezza di A', è la lunghezza di questo segmento, cioè HC, che noi possiamo scrivere come OC, quindi tutto questo segmento OC meno OH, cioè meno questo tratto. Ciò che rimane è HC. OC e OH li conosco perché OC è tutta la lunghezza del filo, quindi è L. OH invece è questo cateto colorato in verde, che è il cateto adiacente all'angolo, l'angolo da 38,1 gradi, in questo triangolo OA'H, di cui io conosco l'ipotenusa, perché l'ipotenusa è lunga L, è sempre la lunghezza del filo. Quindi per trovare il cateto adiacente all'angolo, devo fare l'ipotenusa per il coseno dell'angolo, e così trovo OH. Infatti OH è l'ipotenusa L, questo, per il coseno dell'angolo di 38,1 gradi. Perciò andando avanti con i calcoli, L in evidenza, 1 meno coseno dell'angolo, vado a sostituire i numeri L a 60 cm, 1 meno il coseno di 38,1 gradi e trovo 12,8 cm. Questa è l'altezza di A' rispetto al livello H uguale a 0. Con questa altezza posso calcolare l'energia gravitazionale della pallina, cioè del pendolo, nella posizione A'. MgH A', mg 0,98 N è il peso della pallina, H A' è 0,128 metri, il risultato è circa 0,125 joule, cioè 125 millijoule, valore che io vado a inserire in questa casella della tabella in corrispondenza della posizione A'. Per ricavare questi 35 millijoule nella posizione B, procedo nello stesso identico modo. Questa è la posizione B, individuata da un angolo di inclinazione di 20 gradi, alfa B, traccio questo segmento e l'altezza di B rispetto al livello H uguale a 0 è questo tratto qua, che ricavo come prima dalla differenza tra la lunghezza di tutto il filo L meno questo tratto colorato in verde che è L coseno dell'angolo.
Questa è la formula, l'altezza di B è L meno L coseno dell'angolo. È esattamente lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima per la posizione A'. L'unica differenza è che adesso l'angolo non è più di 38,1 gradi, ma è di 20 gradi. Infatti, sostituendo 20 gradi all'angolo, L è sempre 60 cm, trovo 3,6 cm. E questa è l'altezza del punto B dal livello H uguale a 0. Attenzione che, malgrado l'angolo sia praticamente dimezzato da 38,1 a 20 gradi, però l'altezza da terra non è dimezzata. È passata invece da 12,8 cm a 3,6. Ora che conosco l'altezza di B, 0,0 36 metri, sostituisco nella formula dell'energia gravitazionale, potenziale gravitazionale, mgh, e trovo il valore 35 mJ, energia potenziale gravitazionale del pendolo in B, che vado a sostituire in questa casella, energia gravitazionale in B.